Però io voglio veramente che tu, grazie a questo discorso che stiamo facendo, ti renda conto di quanto la comunicazione può creare un problema, può creare la soluzione, può creare il movimento delle persone. Oggi parliamo di maiali, di famiglia e di paura e forse anche un pochino di politica, anche se non mi va tantissimo. Ciao imprenditore, ciao imprenditrice. Io sono Enrico Cecchini, responsabile dei site del web. Il mio lavoro è portare clienti e attività tramite la gestione delle loro pagine social aziendali e oggi voglio rispondere a una domanda che mi è arrivata in laboratorio, più che altro uno screen di una da un cliente che ha visto un articolo e mi ha chiesto fondamentalmente. Intanto giro con te l'articolo perché è abbastanza carino, l'ho trovato talmente ridicolo che infatti probabilmente è il motivo per cui mi è stato girato. In pratica c'è l'hashtag 8 e mezzo, quindi probabilmente è un canale sì di La 7, è stato un programma sulla 7. Peppa Pig, il dibattito fra Alessandro Giuli e la professoressa Rosy Braidotti. Le famiglie possono ancora essere maschio, femmina e figli? E la domanda fondamentalmente era: ma che tipo di comunicazione fanno queste persone? Ha veramente successo? E io devo dirti che ce l'ha enormemente, ma prima di cominciare a fare cose totalmente assurde, totalmente strampalate e fuori di testa, dobbiamo renderci conto perché sono così efficaci. Fondamentalmente, le persone agiscono secondo tutta una serie di meccanismi mentali molto molto semplici. Uno dei più potenti e dei più semplici è la paura. Intanto, di cosa sta parlando l'articolo che abbiamo condiviso? C'è un dibattito proprio freschissimo. Poi siamo sotto elezioni, quindi si fa cacciara per qualsiasi cosa. Fratelli d'Italia ha attaccato il cartone animato Pe Peppa Pig. Chiunque abbia un bambino sa perfettamente di cosa parliamo. Io non lo sapevo, ma mi sono fatto una cultura molto rapida grazie ai miei nipoti. E insomma, c'è sto maiale che grugnisce, va in giro, fa cose. È un cartone animato per bambini piccoli, quindi possiamo immaginare gli argomenti che vengono trattati. E insomma, sono arrivate due mamme. Quindi due donne sposate o non sposate, non lo so, non mi interessa, che hanno un bambino, una bambina, e questo bambino, questa bambina va a scuola con Peppa Pig. Quindi Peppa Pig conosce questa famiglia con due mamme. E quindi è nata la diatriba. Ecco, vogliono insegnare ai bambini che ci sono gli omosessuali, come se gli omosessuali non esistessero. Ma di cosa stiamo parlando? Sto rischiando di perdermi perché è talmente assurda, ma talmente efficace questa cosa che è agghiacciante. È agghiacciante e devi capire quali sono le leve che vengono prese in esame. È un grosso potere che ha la comunicazione online e mi rendo conto che è anche pericoloso, molto. Però voglio anche darti gli strumenti per capire queste cose quando ti ci imbatti. Ok, in questo momento cosa sta succedendo? Sta succedendo che un piccolo partito di opposizione come Fratelli d'Italia ha raccolto tantissimo consenso e quindi deve fare più cacciara possibile per farsi ascoltare ancora di più. È una cosa abbastanza pericolosa perché al tempo, ad esempio, Salvini a Bologna, quando fece la famosa citofonata a un marocchino, mi sembra, adesso, dovrebbe essere marocchino, ma ho i ricordi confusi, dicendo lei spaccia, mi hanno detto che lei spaccia, probabilmente quello fu un boomerang, un effetto boomerang, perché fece troppa paura e i moderati decisero di andare a votare pur di mandare via Salvini. E quindi Salvini non vinse a Bologna, vinse Bonaccini, mi sembra, qualcosa del genere. Perché? Perché bisogna stare attenti quando si usa la leva della paura. Ok, e tu dici Peppa Pig, che c'entra Peppa Pig con la paura? C'entra perché nella testa le persone hanno un difetto, il difetto della prossimità. Ci fanno paura le cose più vicine, ignoriamo le cose più lontane. Questo è un qualcosa che i media hanno capito da sempre, i giornali, i telegiornali, eccetera, e quindi devono riuscire a ingigantire il problema, il pericolo, e farlo percepire il più vicino a te possibile in maniera che ti faccia più paura, perché più paura ti fa, più tu clicchi sull'articolo, compri il giornale, vuoi capirne di più, quindi poi magari lo commenti, lo giri, eccetera, eccetera, eccetera.
E quindi è anche il motivo per cui la guerra in Ucraina ci fa così tanta paura e ci ha scosso così tanto all'inizio, poi dopo 6 mesi nessuno si ricordava, perché 6 mesi è il tempo, periodo massimo in cui le persone si ritengono coinvolte in qualcosa, poi basta, finito. È statistica, non è un'opinione, sono i dati che dicono questa cosa. Se poi basta che pensi anche al coronavirus, altre situazioni, dopo un po' la gente smette di preoccuparsi di qualcosa. Comunque, e quindi il motivo per cui in Ucraina ci siamo spaventati di più, e magari quando c'è un attentato in un posto in cui la gente ha la pelle marroncina, no, perché? Perché la gente con la pelle marroncina, di noi ce ne sbattiamo altamente le balle. Perché? Perché sono lontani dalla nostra percezione, sono lontani. Invece un'Ucraina, una persona che viene dall'Ucraina, magari la badante di tua nonna era ucraina, magari il figlio che va a scuola con tuo figlio, il bambino che va a scuola con tuo figlio è dell'Ucraina. Cioè, è qualcosa che può toccare più da vicino, e quindi noi lo percepiamo vicino e ci provoca una reazione. Ok, ora Fratelli d'Italia con la sua comunicazione va a toccare non tanta gente, proprio una sparuta minoranza. Per esempio il problema delle famiglie non tradizionali, se tu vedi i dati, solo 1/3 delle famiglie italiane è tradizionale. La stragrande maggioranza, i 2/3, non lo è, ok? È monogenitoriale, divorziato, separato, separata, ok? Mamma single, papà single, cioè ci sono un sacco di situazioni diverse che non rientrano nella famiglia tradizionale. Gli stessi esponenti di Fratelli d'Italia, della Lega e di Forza Italia non sono famiglie tradizionali. Cioè, un altro screen che mi avete mandato, vedo molti screen che mi mandate del signor Distruggere, forse perché il signor Distruggere è una persona che fa dello scontro e della polemica un grande motore. Il signor Distruggere su Facebook riprende quello, è Twitter, non ho ben presente, Twitter, riprende quello che è un Twitter di Mario Adinolfi, che va, Mario Adinolfi critica il divorzio fra Totti e Ilari Brasi, dicendo che il divorzio è l'inferno, va vietato, così prima di sposarsi ci si pensa bene. E il signor Distruggere ricorda al signor Mario Adinolfi che Mario Adinolfi è divorziato e si è risposato, tra l'altro, a Las Vegas. Cioè, capisci? Quindi quello che dicono è totalmente diverso da quello che fanno, ma sanno che il loro elettorato non interessa, perché il loro elettorato è immerso nella paura. Questo è qualcosa che, quando conosci il tuo cliente su misura, quando capisci quali sono le leve per muoverlo, vivrai per sempre. La tua azienda starà bene per sempre. Perché è importante che tu lo sappia? Perché questo è un esempio di come, cioè, queste persone riescono a promuovere dei valori di cui non si fanno assolutamente, cioè di cui non si ammantano, di cui non vivono, ok? E cacchio, adesso sembra che io sia contro la destra, ma assolutamente no, io sono contro l'ipocrisia. Quindi ho già cancellato tutta la classe politica italiana, tutta, ok? Da 1, 2, da A alla Z, tutta totalmente. Però devo farti capire quanto è potente questa leva della paura. Più che potente, pericolosa. Io veramente desidero, ti prego, non usarla. Cioè, va bene usare la paura nella nostra comunicazione. Per esempio, io devo far paura a volte alle persone. Devo dirgli, oh, stai per fallire. Ti rendi conto che stai per fallire? Ma sono i numeri che lo dicono, ok? Non sto dicendo qualcosa di... Non sto esagerando. Cioè, ti rendi conto anche tu, vero, che non sto... È semplicemente qualcosa a cui la gente non vuole pensare, che la gente vuole tenere lontano, ok? Io devo ricordare alle persone, guarda che stai facendo qualcosa che ti porterà al fallimento. Cambia modo di comportarti, di agire, perché non è qualcosa che ti porterà al tuo obiettivo, e di vita ne hai una sola. Non sprechiamola, gentilmente. Ok, perfetto. La paura usata in maniera sistemica è un qualcosa di devastante, letteralmente distrugge il cervello delle persone e le porta ad agire in maniera sconsiderata e totalmente disarticolata. Ok, tu puoi vedere persone totalmente per bene, cioè quando i nazisti bruciavano gli ebrei, li denunciavano, cioè, la maggior parte erano persone per bene che però avevano paura di questa cosa, di quest'altra, credevano in un certo tipo di filosofia e hanno agito in quel modo. Quindi la propaganda è pericolosissima. Io vorrei che tu fossi solo consapevole, uomo o donna che tu sia, di quello che ti sta succedendo, di quello che ti dicono.
no. Cioè, perché io vedo persone che tifano un partito o l'altro senza rendersi conto di quello che sta succedendo, di quello che dicono, di quello che c'è nel loro programma politico, per esempio, ok? Ed è triste. Cioè, persone intelligenti che si riducono a, boh, delle macchiette, ma andiamo avanti. Cioè, cosa succede quando una persona è totalmente immersa nella paura? Intanto smette di essere consapevole di quello che succede. Perché? Perché è un atteggiamento del cervello. La paura spegne il cervello, chiude totalmente la visione che puoi avere del mondo. E questo mi interessa dirtelo anche perché nel momento in cui hai paura di fallire, hai paura del mercato che va male, il tuo cervello tende a spegnersi, magari smetti di vedere le opzioni, smetti di vedere le opportunità. È una cosa brutta, triste, ma purtroppo succede a tantissime persone. E nel momento in cui spegniamo il cervello, diventiamo ignoranti, ok? Ma attenzione, non sto dicendo ignorante nel senso di innocente, sto dicendo ignorante nel senso di persona che si chiude totalmente alla verità. Ok, cioè quando questo personaggio, lo tiro fuori perché non mi ricordo come si chiama, Alessandro Giuli, questo fondamentalmente è un opinionista, ha fatto dei vari libri, fondamentalmente è uno dei tanti intellettuali preoccupato di dare un nuovo volto alla destra estrema, ok? Quindi stanno facendo un lavaggio, stanno rilavando un po' quei famiglia, onore, odio di Ricci, no? Tutti quanti, andiamo a fare la leva militare, diamo un po' di attività fisica a questi giovani, così smetteranno di avere delle devianze, no? Perfetto, fantastico. Che cosa succede? Lui sta suggerendo che non si possa più dire mamma, papà e figli, o che non ci possa più essere mamma, papà e figli. Sta suggerendo, sta sottolineando che ci sia, sta inventando fondamentalmente che ci sia una guerra alla vita di alcune persone. E queste persone che hanno paura, perché sono da anni che sono bombardate da messaggi di questo tipo, sollevano reazioni totalmente esagerate, ok? Ed è così che nascono i casini, ragazzi, è così che le cose vanno fuori controllo, ok? Perché una massa di persone spaventate e totalmente non consapevoli di quello che sta succedendo, ok? Con una mente chiusa, ignorante, chiusa alla realtà, a quello che è stato, se due terzi delle famiglie non sono tradizionali, basta. Il fatto è che la politica e l'azienda sono due mondi totalmente diversi. Anche le grosse aziende, ti dico la verità. Ad esempio, la Mulino Bianco, un caso che ho trattato in uno degli articoli, ma lo ritiro fuori molto volentieri. Il titolare della Mulino Bianco, della Barilla, disse: noi non ce ne frega niente delle famiglie omosessuali, degli omosessuali, noi siamo per la famiglia tradizionale. E ha avuto un tracollo terrificante, cioè il suo reparto dentro dei dati, tu sei un coglione, la maggior parte dei nostri acquirenti sono omosessuali, perché? Perché sono single, alto spendenti, con ottimi stipendi, eccetera, eccetera, quindi vaffanculo, torna fuori ed immediatamente che hai detto una cazzata, ok? Perché perdiamo fatturato. E questo è successo, il titolare è tornato fuori, ha detto scusatemi, e ha cominciato a spendere soldi in programmi per l'inclusione, eccetera. Perché? Perché per un'azienda, se scontenti il cliente, se scazzi, muori. Persino se è una grandissima azienda. Ok, perfetto. La politica è molto diversa, perché in politica si tifa. Ed è una cosa terrificante questa. I politici dovrebbero essere valutati per quello che fanno, per i loro risultati. Li si valuta per le intenzioni, manifestate. E questo è veramente un casino perché ti dicono sì, facciamo questa cosa, facciamo il reddito di cittadinanza, così e così stiamo allevando generazioni di persone che stanno sul divano. Io li ho visti, li ho conosciuti, persone che prima prendevano la disoccupazione per meno tempo e poi dovevano andare a cercarsi un lavoro, ora possono prendere il reddito di cittadinanza che continuano a prendere anche se rifiutano i lavori proposti. Ti rendi conto di questa cosa, vero? No, nel caso tu fossi un promotore del reddito di cittadinanza, ti rendi conto che ha un buco grande come una casa
quest'idea, ok? Mi andrebbe anche bene se fosse associata a un sistema, a una scuola in cui gli si insegna questa persona, perfetto, non trovi lavoro, cosa sei? Un manovale? Perfetto, ora ti insegno un lavoro di cui la società ha bisogno, ok? Lavori che neanche la scuola sta insegnando, però lo Stato non può farlo perché non ne ha idea di come si fanno le cose. Questo è un problema quando si affidano le cose allo Stato. Il problema è che quando si chiude la testa alla... si affida totalmente alla paura e si chiude la testa alla realtà, scatta la confusione. La confusione, la paura e l'ansia, ok? E quindi si cerca qualcuno che ci dia una soluzione semplice. Perché una mente spaventata non vuole una soluzione complessa. Ma come diceva lo zio George Bernard Shaw, per ogni situazione complessa esiste una soluzione semplice, che però è sbagliata. Io gli faccio una statua per questo aforismo, perché è meraviglioso, ok? Ed è realissimo. Quindi queste persone cercano una comandante, qualcuno che dia una soluzione semplice che risolva tutta la confusione. Una confusione creata dalla propaganda che instilla la paura. Considera che in questo momento questa propaganda di paura la stanno facendo anche quelli della sinistra. Cioè, quelli della sinistra, fondamentalmente, quando si avvicina al voto, dicono «Arrivano i fascisti!» Che è vero, però lo urlano a voce altissima, così tu hai paura dei fascisti e vai a votare sinistra tappandoti il naso, perché io conosco tantissima gente di sinistra che non vuol votare questa sinistra perché non è la sinistra che dovrebbe essere, secondo queste persone che sono di sinistra. Ok, poi io non sono la destra e la sinistra italiane non rispecchiano il mio voto, il mio pensiero, quindi non avranno il mio voto, molto probabilmente, sono indeciso su quello che farò il 25. Ascolta, io non sono la persona più indicata per dirti cosa vogliono fare queste correnti politiche, quindi magari ti invito a cercare il video di Shai, è un ragazzo molto intelligente che ha un canale su YouTube, Breaking Italy, e ha fatto un video molto interessante che riassume i programmi politici di chi va alle urne il 25 di questo mese. Quindi lì sicuramente puoi trovare cose reali che parlano di... Io voglio parlare della strategia di comunicazione che punta sulla paura, sul creare un problema. Però io voglio veramente che tu, grazie a questo discorso che stiamo facendo, ti renda conto di quanto la comunicazione può creare un problema, può creare la soluzione, può creare il movimento delle persone. Ok? L'etica è una cosa diversa da quello che si fa, cioè l'etica è qua e quello che puoi fare è qua. Io insegno la comunicazione online e la comunicazione su misura solo alle persone che stanno nel laboratorio di Saltare il Web, perché è troppo potente per poter insegnare così gratuitamente. L'etica è di qua. Come tu fai incontrare queste due cose è una cosa che riguarda te. Io sono una persona etica, io non faccio cose non etiche. Impedisco ai sarti di fare cose non etiche, impedisco al laboratorio di Saltare il Web di prendere clienti non etici. Quindi siamo a posto. C'è un controllo dentro questa azienda. Quello che stanno facendo queste persone non è etico. Perché dividendo le persone, di sicuro riesci a dominarle molto più facilmente, riesci a avere il controllo sulle loro relazioni molto più facilmente, ma crei delle ferite nella società che poi ci mettono molto tempo a essere rimarginate. Perché poi certe idee diventano delle malattie mentali che si promuovono, che si mantengono nelle famiglie, perché le famiglie poi mantengono la tradizione, no? Conosco famiglie fasciste da generazioni, conosco famiglie comuniste da generazioni e sono totalmente perse in questo nulla cosmico, perché sono delle filosofie che hanno fallito totalmente. Dove c'è stato il fascismo hanno fallito, dove c'è stato il comunismo hanno fallito nella realtà, però continuano a permanere le filosofie, è meraviglioso, le idee possono durare anche se sono sbagliate. Oh, fantastico. Quindi veramente questo discorso che sto facendo con te lo faccio solo per darti degli elementi e per capire il mondo in cui stai vivendo e quello che sta succedendo e la potenzialità della comunicazione online se applicata alla tua azienda. Quindi smettila di concentrarti sul tuo prodotto o servizio e comincia a pensare a quale sensazione vuoi associare al tuo prodotto o servizio, all'acquistare il tuo prodotto o servizio. Perché se loro riescono a creare nella mente di poche persone l'idea che ci sia veramente un attacco, ok? Cioè hanno creato l'idea che dove cazzo era? C'era l'elettroshock ai bambini in quel comune. Non mi ricordo che cazzo, come cacchio si chiamava, è stata veramente una parentesi orribile, ok, della storia politica e sociale italiana. Devastante, davvero. Si riesce a creare
la realtà. E tu non puoi creare la sensazione positiva nell'acquistare quello che vendi. Sì che puoi farlo assolutamente. Puoi creare l'attesa, puoi creare il piacere anche solo nell'avvicinarsi al tuo negozio, al tuo ufficio, al tuo capannone. La gente deve vibrare di eccitazione l'idea di comprare quello che fai. E lo puoi fare grazie alla comunicazione online. Esattamente come loro, grazie alla propaganda, riescono a creare cose che non ci sono, creare nemici che non ci sono. Perché la mente umana è predisposta a percepire le cose in questo modo. Io la schianto qua con questa puntata un po' strana rispetto al solito, però avevo bisogno di dirti queste cose, perché io le vedo in continuazione, mi dà fastidio che le persone non le sappiano, quindi se sei arrivato fino qua ti ringrazio, perché sentivo proprio il bisogno di farlo. E casomai ti servisse un modo per creare la sensazione di meravigliosa di acquistare i tuoi prodotti e servizi, ci sono i siti del web, l'agenzia che ho fondato. Se vuoi leggere qualcosa di più su di noi, ci trovi su sitedelweb.it, altrimenti ci trovi sui social di maggior successo e sui canali podcast maggiormente ascoltati. Detto questo, buona giornata, buon lavoro e buona comunicazione online. Ciao!